All'interno dello stadio Tardini di Parma, dopo l'ennesima sconfitta, c'era una volta il Fortino Tardini, invece insomma neppure contro i gemellati dell'Empoli è arrivato un successo. Due gol per tempo per gli ospiti, un Parma un po' scarso, soltanto questo palo di Lodi. Sì, Mattia Fontana di Eurosport, logicamente, per commentare assieme a noi. C'è stata un minimo di reazione nel finale, con le quattro punte, il palo di Lodi, anche l'occasione per Pozzi alla fine. Però insomma la situazione è questa, volendo discutere si può discutere anche su qualche scelta di formazione. Mi ha sorpreso molto non tanto l'assenza di Lucarelli, che si sapeva avesse dei problemi, più che altro il discorso di Santa Croce, l'opportunità di tornare a puntare su un giocatore che sinora non è stato dei più affidabili in questo momento. Mi sembra un po' discutibile, almeno quanto anche la scelta di Galloppa, che a parte un bellissimo cambio di gioco ha fatto vedere ben poco, però insomma la situazione mi sembra già molto difficile, quindi questi sono anche problemi relativi. Cassano ci ha mezzo provato anche lui, però insomma. No, è questo il discorso, è difficile parlare anche di atteggiamento, perché comunque non si è vista una squadra rinunciataria quando è andata sotto, ha provato a reagire. Il problema è che poi prende dei gol incredibili, perché il gol che prende nel recupero del primo tempo deriva da una situazione tattica di una difesa completamente ferma, una palla persa incredibile sulla propria tre quarti. Secondo? Il secondo, un altro pallone in profondità, c'è molto spazio tra Santa Croce e Ristovski e Tavano è bravissimo a inserirsi. Insomma, sono delle situazioni talmente clamorose che credo cancellino anche quel buono che si è visto dal punto di vista psicologico della reazione. Si può mettere tutta la buona volontà del mondo, ma se non si hanno i mezzi, se non si ha la qualità, se non si ha quel minimo di attenzione, come tra l'altro diceva Donadoni ieri, dobbiamo stare attenti e concentrati sulla partita, perché poi capita che magari sul calcio piazzato stai pensando ad altro e prendi gol. Non è capitato sul calcio piazzato, però è capitato in altre due situazioni, a mio avviso, facilmente leggibili da parte della difesa. Qui fuori all'esterno non c'è contestazione come era accaduto in altre precedenti occasioni, vedete, c'è insomma un clima tutto sommato surreale e, come dire, quasi rassegnato, no? Anche se abbiamo sentito cori soprattutto all'indirizzo del presidente, ma qualcuno anche contro Leonardi arrivare dalla curva nord. Sì, c'era uno striscione molto eloquente, l'unica buona uscita è la salvezza, e credo che sia difficile essere in disaccordo insomma, in questa situazione. Il problema è che ognuno può trovare i suoi colpevoli. Certo che il problema è anche la buona uscita della salvezza, nel senso che insomma messe così le cose, insomma anche le attese buone risposte dal campo non ci sono state, e quindi insomma. L'abbiamo detto già diverse volte quest'anno, però una volta di più era questa la partita nella quale si dovevano trovare le risposte giuste. Cioè se davvero si doveva sperare di poter arrivare a una salvezza nonostante i punti di penalizzazione, questa speranza deve essere alimentata da una partita fatta in un certo modo contro l'Empoli. In realtà l'unica partita fatta in quel modo è stata quella con l'Inter, e mi sembra la mezz'ora con il Chievo diventa un'eccezione su 12 giornate, quindi dobbiamo iniziare a pensare che la norma sia quanto abbiamo visto nelle altre 10 partite. Grazie a Mattia Fontana di Eurosport. Grazie. Perfetto.